Matematica e coronavirus. Può la matematica aiutarci a capire il modo con cui l'epidemia si diffonde ed eventualmente predirlo? L'idea di usare la matematica per modellare la diffusione epidemica risale praticamente a circa un secolo fa, all'indomani della spagnola, che fece decine di milioni di morti in tutto il mondo. I modelli elaborati vengono chiamati modelli compartimentali perché ripartiscono la popolazione in gruppi, compartimenti, che rispondono in modo simile rispetto al fenomeno che si sta studiando. Ad esempio, potremmo ripartire la popolazione in sani, malati e guariti. Complicando questa idea iniziale attraverso gli strumenti matematici delle equazioni differenziali, si elabora un sistema dinamico che è in grado di rappresentare l'andamento in funzione del tempo della numerosità di questi gruppi. Il problema è che questi modelli dipendono da alcuni parametri, quali ad esempio il tasso di contagio, no? Cioè quante persone può contagiare un infetto. E conoscere questi parametri, questi numeri, è fondamentale per una predizione attendibile dei fenomeni. Ma nel nostro caso abbiamo a che fare con un virus che stiamo iniziando ora a conoscere e dunque è difficile predire adesso, ad esempio, quanto durerà l'epidemia. Però qualche considerazione qualitativa possiamo comunque farla. Ad esempio, in assenza di misure di contrasto, la diffusione è esponenziale. Significa la crescita è proporzionale al valore. Quindi se il numero di infetti è bassa anche la crescita. Ecco perché all'inizio se ne può sottostimare la pericolosità. In quella fase non è semplice distinguere una banale influenza da una possibile pandemia. Quando però i numeri diventano grandi, anche la velocità con cui essi crescono aumenta e lo diventa, ed è quindi quello che abbiamo sperimentato finora. Ora tutti ci chiediamo quando si arresteranno i contagi. Purtroppo fino a ieri, a parte un paio di casi, il numero di nuovi casi giornalieri è sempre aumentato. Ad esempio in Italia ci sono stati 3.500 nuovi casi il 14 marzo, ma il giorno dopo ce ne sono stati 3.600, dunque di più. Solo quando il numero di casi giornalieri inizierà a diminuire in modo sistematico, allora sarà un segnale che ci stiamo avvicinando al picco di contagio. I matematici direbbero che abbiamo incontrato un punto di flesso. Solo ad allora potremo cominciare a guardare al futuro con ottimismo, ma sempre senza abbassare la guardia. Limitare al massimo i contatti sociali, come stiamo facendo ora, ha l'effetto di modificare i parametri del modello, rallentando la curva di crescita in modo tale da evitare, ad esempio, il collasso del sistema sanitario. Solo se ciascuno di noi, insomma, rispetterà le regole che ci hanno imposto, potremo effettivamente dire con sicurezza: andrà tutto bene.